Ciao a tutti, ecco qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, Radio Gamma 5, come sempre, dal 1996, la trasmissione condotta da Claudio Simeoni e dal sottoscritto. Allora, prima di partire, dovevamo avere questa sera ospite un amico Ettore, ma purtroppo un impegno improvviso gli ha impedito di partecipare. L'amico Ettore ci voleva illustrare, come ha fatto già oggi in via telefonica, alcune conferenze programmate nel Padovano, esattamente a Villa Tola di Saonara, e le ricorderemo poi il calendario degli eventi noi fra poco. Partiamo allora appunto con un evento ormai diventato abituale, perché il MUT dei Pagani di Vicca del Veneto è cominciato nel dicembre del 2005 e siamo entrati appunto nel secondo anno di attività di presenza ed incontro. Il prossimo MUT si terrà giovedì 12 gennaio alle ore 21 al pub Imbolc in via Aureliana a Montecrotto Terme. Lo diciamo e lo ricordiamo, lo ripetiamo, perché così chi non ha mai partecipato, non è mai venuto, sa di cosa si tratta e cosa si svolge. È un incontro informale fatto appunto in un luogo pubblico in cui si incontra, si discute, si decide, si programma, si informa nella maniera più libera possibile, senza nessun schematismo, senza nessun calendario, senza niente. Si va a ruota libera e si parla appunto della realtà, delle iniziative, delle idee, delle prospettive, delle mitologie, di quello che si vuole praticamente, che ha a che fare col paganesimo, con la Vicca in generale e in particolare. Dopo di giovedì 12 gennaio comincia il ciclo di conferenze organizzate dal nostro amico Ettore. La prima conferenza è venerdì 19 gennaio alle ore 21 presso l'auditorio di Villa Tora di Saonara, e sarà la presentazione dei libri di Federico Moro. Tra l'altro, il libro di Federico Moro, La voce della Dea, è già stato presentato anche qui in trasmissione, e per chi vuole recuperare c'è già caricata su internet la registrazione del suo intervento. Sì, pronto? Io so perché Nicola Rossi è... Scusa, non so cosa ti riferisci, perciò forse è fuori tema. Allora, ricordo appunto che Federico Moro parlerà e presenterà, discuterà, c'è il dibattito, domande sui due libri, i suoi romanzi, che sono praticamente La voce della Dea, che a un momento appunto già presentato alcuni anni fa quando è uscito anche in trasmissione, e su internet, sul sito www.federazionepagana.com/radiopagana trovate la registrazione. D'altronde tutte le trasmissioni dal gennaio del 2002 sono caricate in MP3, chi vuole riascoltarle può, se le può scaricare, le può risentire, le può archiviare, tenendo conto appunto che c'è anche un piccolo sommario, un piccolo riassunto di cosa si parla durante quelle trasmissioni, per ogni trasmissione dal 2002 appunto fino adesso. Allora, oltre che appunto La voce della Dea, che è un romanzo, parlerà anche del suo secondo romanzo, che fa parte di una trilogia, che è La custode dei misteri. I due romanzi sono incentrati sugli antichi veneti, hanno appunto un punto di riferimento geografico, storico e culturale, che sono gli antichi popoli veneti, che erano presenti da sempre, perché ricordiamo che anche dal punto di vista archeologico ormai viene considerato come i popoli, come popolo veneto presente da sempre su questa terra, non frutto di immigrazioni. E di questo se ne è discusso anche recentemente nelle conferenze che sono tenute ad Abano Terme, in biblioteca, dove fu presentato un vecchio documentario, tra l'altro ben realizzato, sui paleoveneti. E fra i vari amici che erano presenti ci fu appunto quella discussione se i paleoveneti arrivavano da qualche parte o se erano qui presenti. Dal punto di vista, diciamo, accademico-scientifico, c'è la tesi che i popoli veneti, i veneti, erano presenti sempre su questa terra. Di conseguenza, visto che i veneti sono così antichi e visto che molto spesso ci si dimentica la propria identità, la propria origine, la propria cultura, la propria civiltà, tramite non un libro, un saggio, non tramite uno studio,
ma tramite un romanzo che è molto attinente e preciso per quanto riguarda l'ambientazione storica, la ricostruzione, la fedeltà agli ambienti e ai luoghi, si può incominciare a riscoprire le radici di questo popolo. La protagonista appunto di questi due romanzi è una sacerdotessa della Dea Reitia, e la Dea Reitia, ricordiamo, è una delle divinità più importanti o forse più conosciute del Pantheon dei Veneti, anche perché il Pantheon dei popoli veneti era un Pantheon molto ampio, con moltissime divinità, con infiniti luoghi di culto. Per fortuna o per sfortuna, voleva che questi antichi templi non fossero costituiti in pietra, ma fossero costituiti prevalentemente con legni e teli, che limitavano gli spazi sacri, e di conseguenza vi è rimasto ben poco. Quello che, cioè, è rimasto ben poco, o è stato scoperto ben poco, perché appunto se ci fosse una campagna di scavi, di studi molto approfonditi per quanto riguarda gli antichi veneti, qualcosa in più si troverebbe. Difatti è notizia proprio di questi giorni il ritrovamento ad est di un'antica strada dei paleoveneti, ulteriore dimostrazione e ulteriore conferma che non c'era un popolo certo sottosviluppato, incapace, ma un popolo antichissimo, capace di creare civiltà, di creare città, di creare comunicazioni, di creare cultura. E allora appunto, tramite un romanzo, tramite appunto una lettura non impegnativa, non problematica, e soprattutto una lettura su cui si può essere certi che l'autore Federico Moro si è molto impegnato per mantenere corrette e precisi riferimenti storici, si può cercare di andare a riscoprire le origini dei Veneti. Allora, e soprattutto una tematica che è interessante e bella è che soprattutto a mio avviso nella seconda opera, che è quella dei misteri, il tema dell'identità. Che cos'è l'identità? Se l'identità è un qualcosa che c'è perché ci apparteniamo, ci siamo o perché la scegliamo, è più presente ed ha parecchi spunti di discussione e di sviluppo. E di conseguenza queste tematiche potranno essere sviscerate, viste, studiate, commentate con questa conferenza. Ricordo appunto la data, venerdì 19 gennaio alle ore 21 all'auditorio di Villa Torre di Saonara. Federico Moro presenta appunto la Costruzione dei Misteri e la Voce della Dea. Più avanti, esattamente il 10 di febbraio, alle ore 21, sempre nella medesima località, sempre auditorio di Villa Tora di Saonara, ci sarà la Laura Rangoni. Laura Rangoni la conoscete già perché è intervenuta in trasmissione per presentare il suo libro Il Paganesimo, un libro che è stato pubblicato da Segno un paio di anni fa, che ha avuto un'ottima diffusione perché è stato distribuito nei supermercati, nelle librerie, ed è fatto un libro, è stato forse il primo libro fatto da una persona che fosse all'interno di un ambiente, diciamo, pagano o vicca in generale, che parlasse di qualcosa di questo. Il libro certamente aveva delle limitazioni o delle imperfezioni, ma siccome il problema è questo, il libro era anche a più mani e non tutti sono stati precisi nelle informazioni o nelle notizie, il problema era anche che andava su un editore di successo famoso. Più di tanto non si poteva sforare, e difatti il libro è stato un libro di presentazione ma generale, abbastanza vario, e logicamente risentiva anche delle condizioni, delle necessità, degli adeguamenti a una realtà editoriale che non è certa ben disposta o aperta ad accettare senza nessuna riserva le problematiche o le discussioni o le idee pagane. Però questo libro appunto è stato un testo che ha avuto un enorme successo e che quanto poco almeno porta delle informazioni anche in ambito pubblico, perché purtroppo Radio Gamma 5 la potete ascoltare solo nel Veneto e non in giro per l'Italia. Allora, tornando alla nostra Laura Rangoni, Laura Rangoni presenterà una delle sue ultime opere appena pubblicate, fine del 2005, si chiama Magia dei Celti. È un libro abbastanza articolato, se anche concentrato in poche pagine, in cui si cerca di dare uno squadro complessivo sul mondo celtico. È a mio avviso un buon testo, io appunto l'ho cominciato a leggere e posso dire, al di là dell'amicizia personale con Laura Rangoni, che ha cercato di mettersi anima e corpo e soprattutto idee in questo libro. Sì, pronto? Pronto? Niente, l'ascoltatore ha riattaccato.
E beh, ricordo che per chi vuole intervenire i numeri telefonici che sono 049 700 700 e 049 700 38. Allora, appunto, Lauro Rangoni farà appunto questo intervento, questa presentazione di questo suo testo che appunto è La magia dei Celti. È un libro semplice, un libro ben scritto, un libro documentato con un costo accessibile, pubblicato appunto da Senia, perciò facilmente raggiungibile anche in tutte quante le librerie. Se qualcuno appunto vuole farsi un'idea specifica sul testo e poi avere l'occasione di discutere con Laura Rangoni, lo recuperi e il 10 di febbraio alle ore 21 potrà discuterne con l'autrice, che sarà lì presente e ben disposta, anche perché io so che Laura Rangoni ama molto la discussione con quanto riguarda il pubblico, la possibilità di verificare le cose, di dare delle visioni e di poterle affrontare e vederle. Perciò io do l'invito appunto per il 10 di febbraio alle ore 21 a Villa Tora, all'auditorio di Saonara, e soprattutto leggetevi i libri e così potrete entrare a tema. Comunque, anche per chi non legge il libro, gli autori sono degli presentatori, sono dei conferenzieri, sono delle persone che sono capaci di rendere in maniera chiara e precisa lo spirito con cui ha scritto questi libri. Perciò, per chi non ha la voglia o l'interesse di leggerli, ma vuole soltanto farsi un'idea, avrà tutte le possibilità di affrontarle e di discutere con gli autori stessi. Allora ricordo questi tre appuntamenti: il MUT, incontro informale, giovedì 12 a Montegrotto Terme in via Aureliana nel pub Imbolc; il 19 gennaio alle ore 21 all'auditorio di Villa Tora di Saonara Federico Moro presenterà La custodia dei misteri e La voce della Dea; il 10 di febbraio alle ore 21 Laura Rangoni presenterà La magia dei Celti. Poi speriamo di avere ospite il nostro amico Ettore, che ci parlerà in maniera, che è l'organizzatore della cosa, che ci parlerà in maniera più diffusa dell'argomento. Allora, dati questi annunci che sono importanti anche perché gli eventi culturali che abbiano questo significato di eventi che ricollegano a un mondo, a una realtà molto più ampia, sono pochi, ed è giusto appunto spendere un paio di parole in più proprio per sostenerli, proprio perché effettivamente se voi guardate quello che abbiamo attorno, le iniziative sono sempre carenti. Purtroppo voi per ragioni di lavoro, voi per ragioni di condizionamento ambientale, voi perché non siamo stati incoraggiati dalla nostra realtà a seguire queste tematiche, le persone che seguono questi interessi, che vanno ad approfondire questi argomenti, sono una minoranza. Una minoranza, sia pur consistente, ma sempre una minoranza. Perciò se c'è la possibilità di approfondire un po' anche la nostra storia, ben venga questi incontri. Allora, torniamo anche su una tematica che spesso abbiamo affrontato e che si discute moltissimo. Una cosa che molte volte viene detto, si pone il problema della verità. Le persone sono sempre alla ricerca di un qualcosa che sia assoluto, che sia certo, che sia incontrovertibile. Beh, in campo della visione religiosa non c'è nulla di assoluto, non c'è nulla di incontrovertibile e non c'è il problema di verità. Il problema di verità è un problema che pongono solo i monoteisti, perché loro sostengono che esiste una verità e che loro sono i detentori di questa verità. E appunto parto da una risposta che Umberto Galimberti ha dato sul settimanale. E la domanda era relativa al Gesù di Nazareth, profeta ebreo o messia universale. E c'è una parola, una frase che forse è significativa e pregnante per comprendere quello che noi vogliamo dire. Dice e scrive Umberto Galimberti: come ci insegna Nietzsche, il valore di un'idea religiosa, filosofica, politica, non deve essere giudicato in base al solo criterio del vero o del falso, ma innanzitutto a partire dagli effetti di realtà che produce, nella cultura che diffonde, della storia che crea. Ed è questo che noi dovremmo sempre farci di fronte a qualsiasi evento della vita, a qualsiasi circostanza, a qualsiasi accadimento. Non capire e non accavillarsi, non porsi il problema se una cosa è vera o se una cosa è falsa, ma porsi il problema di dove porta quell'idea e soprattutto quali ne sono le conseguenze, quali sono gli effetti e quale realtà
vuole creare o può produrre. E partendo da questo concetto, il problema del vero e del falso non si pone più, perché una cosa che è enunciata non è importante se è una cosa di adesso o di 2000 anni fa, se questa cosa è vera. Perché affermare, come fanno i monoteisti, che esiste un Dio creatore è un'affermazione che è priva di ogni senso, di ogni significato. Noi pagani, col nostro sentire, siamo sicuri che, e siamo certi che il Dio creatore non esiste, perché noi ci affidiamo ai nostri sensi, alle nostre capacità, al nostro intelletto, al nostro sentire il mondo. Ma al di là di questo, noi quando affrontiamo il monoteismo non vogliamo star lì a perdere il tempo soltanto a fare una guerra teorica, una battaglia e dire se questo Dio è esistito. Sappiamo che non è esistito, sappiamo che il monoteismo è menzogna, sappiamo che è inganno, però quello che ci interessa approfondire, e qua appunto giustamente l'ha detto anche Umberto Gamlimberti, quali sono gli effetti che produce, quale realtà crea questa affermazione. E ora, dato per scontato appunto che il Dio creatore non si è creato e mai nessuno l'ha creato, e gli unici che l'hanno creato è la fantasia, la perversione o la follia di qualcuno, dobbiamo sempre porci il problema: quali sono le conseguenze del fatto che qualcuno sostenga che il Dio è creatore, e quali conseguenze ne dobbiamo trarre dal fatto di essere considerate delle creature. E di fronte a questo il problema non è di verità, ma il problema appunto è di sentire, di vedere, di percepire. E allora, se noi affrontiamo le cose in questa maniera, non abbiamo più problemi teorici, dilemmi, perché i dilemmi della verità sono creati dall'artificio dei monoteisti per imbrigliare, per ingannare, per tenere sotto. Noi dobbiamo capire cosa può portare una simile affermazione, una simile frase, un simile concetto. E allora io invito sempre, appunto, come si rifà tra l'altro Gamlimberti, dice: l'importante è l'effetto che produce l'affermazione, non ponetevi il problema di verità, perché proprio il problema di verità è una idea sciocca, secondaria, che non ha nessuna importanza, perché una persona viene ingannata con il falso, ma l'inganno che subisce può essere disastroso e devastante e demolitore della sua fiducia. Perciò un ingannato è un ingannato, è ingannato con una bugia, però la sua vita può essere cambiata. E di conseguenza, quante persone stanno perdendo la loro intelligenza, la loro capacità, la loro precisione, la loro sensibilità per porsi il problema se il Dio creatore è esistito. E invece dovrebbero concentrarsi, e giustamente vedere, sugli effetti di una simile idea. E se capissero i significati e le conseguenze che anche loro vivono alla ricerca di questa verità, nella loro vita, nella loro sensibilità, comprenderebbero quanto è falsa l'affermazione o il dire che esiste un Dio creatore, che esiste una verità. Perciò non esiste la verità come un giudice, come un qualcuno che possa stabilire se una cosa è vera o è falsa. Sta sempre nel nostro giudizio, nel nostro animo, nel nostro cuore, nella nostra sensibilità, comprendere se una cosa è bella o se una cosa è brutta. E di conseguenza, se noi usassimo il metro di valutazione, se noi usassimo la capacità di sentire le cose, forse le cose potrebbero essere diverse. E sarebbe diverso anche l'approccio che noi andiamo a affrontare verso questa esistenza. Ed è una cosa che appunto noi dovremmo fare, perché, sapete, i monoteisti sono sempre lì pronti a chiedersi di rinunciare a qualcosa. Sono sempre lì pronti a punirsi. Prendiamo un esempio di attualità su cui però io non voglio esprimere giudizi. Ad esempio, le televisioni in questo periodo sono pieni di cosa? Sono pieni delle immagini, delle impiccagioni di Saddam Hussein. Saddam Hussein, tutti sappiamo chi è. Però il fatto di questa affermazione, di questa esecuzione, ha dato la possibilità anche di intervenire ad alcuni esponenti religiosi. E dice un rabbino, il rabbino di Segni della comunità ebraica, lo riporta il Sole 24, il Corriere della Sera, e dice, e lo mette fra virgolette, dice: nella Bibbia la pena capitale è prevista, ma nella tradizione ebraica è congelata, fa virgolette, mette fra virgolette, da circa 2000 anni. E ora, è interessante capire questa frase. Questo monoteista dice:
Nella Bibbia la pena capitale è prevista, ma nella tradizione ebraica è congelata da circa 2000 anni. Sapendo che il monoteismo ebraico è l'origine del monoteismo cristiano, cattolico e musulmano, allora cerchiamo di comprendere questa frase. La pena capitale esiste, però l'abbiamo congelata. Non ci dice cosa ha costretto gli ebrei a congelare la pena capitale, però sappiamo sempre che le uccisioni religiose vengono fatte non perché qualcuno dice lasciamo stare, ma perché il Dio degli ebrei, il Dio dei monoteisti, tutti i dei monoteismi sono sempre pronti a chiedere il sacrificio degli altri. E cosa succede? Che di fronte appunto alla pena di morte, le società, di fronte alle condanne, di fronte allo sterminio, perché se ricordiamo nella Bibbia si dice che i popoli della Palestina che non sono sottomessi devono essere votati allo sterminio. Allora, finché i popoli della Palestina antichi avevano la forza di ribellarsi, hanno costretto sempre i monoteisti a congelare la pena di morte. Quello che è avvenuto in tutte le realtà. Però se noi lasciamo liberi i monoteisti di agire, se non ci curiamo di quello che fanno, di quello che dicono, di quello che propongono, sicuramente potranno trovare l'elemento per sciogliere questa tradizione di aver congelato un qualcosa. E ricordate appunto che il fatto di aver congelato questo non deriva per loro scelta, deriva perché qualcuno, con le buone ma soprattutto con le cattive, gli è imposto di non considerare più le persone pecore, il metodo del gregge, ma di considerarle persone, cittadini. Ricordiamoci sempre questo, perché proprio il monoteismo non ha mai avuto il concetto di cittadinanza, di cittadino, di persona che abbia dei diritti. In tutti i monoteisti sei una brava persona se ti sottometti al loro Dio e al loro credo. E allora che un rabbino dica nella Bibbia la pena capitale è prevista, ma nella tradizione ebraica è congelata da circa 2000 anni, è un chiaro segnale per chi lo vuole intendere, per chi lo vuole capire, di cosa rischiamo ogni giorno quando pensiamo che nel nostro Stato le chiese monoteistiche possono intervenire. E passando a un argomento un attimino più scherzoso, più leggero, però che è sempre significativo, passiamo al presepe. Sapete che il presepe è una pessima raffigurazione, è una cosa bruttissima. Per fortuna questo gusto è in decadimento, a parte movimenti politici che vorrebbero ripristinarlo, rendere il presepe obbligatorio. Allora cosa è successo? Che quest'anno alla Camera dei Deputati si è fatto il presepe. Strano che appunto si pensino del presepe e non a fare delle leggi, per quanto riguarda lo Stato italiano, un attimino più credibili. Bene, in questo presepe un paio di deputati si sono divertiti a inserire giustamente dei bambolotti che erano presentati come bambolotti, come coppie di fatto, come coppie gay. In realtà poi erano bambolotti che qualsiasi ragazzo o ragazzina hanno a disposizione, e si è scatenato una bagarre, una situazione enorme di intervento e di polemica. E la scrive il Corriere della Sera, fa: bambolotte gay nel presepe, la rosa del pugno si divide sulle scuse. C'è una lettera a Bertinotti, e un piccolo trafiletto di due colonne che dice: Bruno Mellano, deputato della Rosa del Pugno, si scusa col presidente della Camera Fausto Bertinotti per aver inserito all'interno del presepe di Montecitorio due coppie di bambolotti gay per tirare l'attenzione sui Pax. Mellano ha scritto una lettera dopo il richiamo formale ricevuto, nella quale si scusa con tutti coloro, credenti e non, che si sono sentiti offesi nella loro religiosità e nel loro credo dal gesto inscenato ritenuto da alcuni blasfemo e sacrilego. Per nulla d'accordo con il suo compagno di partito, Donatella Poretti, coautrice del gesto, dice: rispetto alla scelta di Mellano, ma non la condivido, anzi rivendico l'iniziativa presa come politica
e non come un'offesa. Se si espone un simbolo religioso in un'istituzione, la sua politicizzazione poi non deve stupire. Ed è quello che noi stiamo assistendo con le campagne promozionali dei crocifissi dappertutto, con l'obbligo, come è successo qui anche nel Padovano, di accettare i vescovi all'interno delle scuole. Allora, nel momento in cui un luogo pubblico a cui appartengono tutti i cittadini viene violato, perché lo potremmo definire così, o viene contaminato da una presenza religiosa così forte, significa chiaramente che diventa un gesto politico, un gesto che ha a che fare col concetto di cittadino. E perciò, se qualcuno fa un presepe in qualche luogo pubblico, chi si sente colpito o non apprezza o prova disgusto verso questo, sa che non è un oggetto religioso, non è un simbolo religioso, ma è un simbolo politico. E in campo politico, per fortuna, e non sappiamo ancora per quanto, c'è la massima libertà. Ma c'è una seconda considerazione che dobbiamo fare e che dobbiamo comprendere. Che bisogno c'è che dei politici vengano ripresi, non perché facciano scandalo con finanziamenti illeciti, con clientele, ma perché ricordano una situazione in cui vivono milioni di persone che sono le coppie di fatto. Non hanno devastato, cancellato, profanato, fatto a pezzi i presepi, le hanno aggiunte appunto degli statuini in più. Eppure sono stati obbligati da un presidente laico, da un certo Bertinotti, Fausto Bertinotti, non so se appartenga alla rinata Democrazia Cristiana, di scusarsi perché qualcuno si sarebbe sentito offeso dal fatto che ci fossero due bambolotti gay nel presepe. Ma questa mania di sentirsi offesi da parte dei monoteisti è una cosa incredibile. Allora, cosa succede a Benevento? Qualcuno dice, fa una figura che era figura Batman. Questa viene inserita all'interno di una struttura e cosa succede? Quel Batman è un demonio, una scultura di Vide Benevento, appello a Mastella, offesa alla nostra cultura. E io sono d'accordo appunto che effettivamente andare a raffigurare Batman non sia certamente. Tra le immagini di cui potremmo ricorrere, essendo nella nostra storia, nella nostra civiltà, avendo grandissimi elementi e grandissimi significati, grandissime potenzialità dal punto di vista dell'immagine, di ricorrere a raffigurare Batman. Però, certo che dire quel Batman è un demonio significa già partire con un concetto ben chiaro, che è quello della demonizzazione. Cioè, vabbè, e se anche fosse un demonio, il demonio purtroppo è una figura che i monoteisti hanno introdotto, che ha un qualcosa a che fare con la nostra cultura e che di conseguenza può essere raffigurato. Eppure sono già pronti qua a parlare, a protestare, a dire appunto che deve essere tolto, che deve essere cancellato. Però passiamo a qualcosa di diverso e che ci fa ritornare nel Veneto. Allora, al di là di tutti quanti i libri più o meno religiosi, delle storie di papi, santi che si propugnano, è uscito un libro che vi posso anche consigliare. È un libro che si chiama Elogio dell'amore vizioso, pubblicato appunto dalla Marsilio, e che parla dell'erotismo. Tra l'altro vi sono inseriti parecchi autori veneti, ad esempio un poeta sconosciuto che si chiama Giorgio Baffo, che meriterebbe di essere scoperto, di essere riletto, di essere utilizzato. Viene considerato blasfemo, però non è assolutamente blasfemo, e però le sue poesie sono scritte in antico veneto, però sono sempre attente a comprendere e a vedere che il monoteismo ha fatto danni anche nella sessualità. Perciò io ve lo consiglio, Elogio dell'amor vizioso, Marsilio, la casa editrice. Vi sono anche altri autori più antichi veneti, però merita, anche perché Giorgio Baffo è uno degli autori che sono più assenti o meno conosciuti dell'antica della cultura veneta. Ma passiamo a un altro argomento
che dà la dimostrazione, la distanza di come avvengono le cose. Allora, nel Veneto è sconvolto perché alla mattina presto un programma considerato OSE ha sforato nella fascia protetta. Io ricordo sempre che Radio Gamma 5 si è presa una multa di 4.000 euro perché secondo loro in fascia protetta un ascoltatore avrebbe associato il Dio all'animale più fedele dell'uomo e Radio Gamma 5 è stata colpita. Cosa ha fatto questa televisione? Avrebbe sforato di pochi minuti con uno spettacolo erotico in cui si invitavano a più o meno varie cose con una protagonista che sarebbe una pornodiva. Beh, nulla di particolare, ognuno sceglie delle cose, certo che sarebbe da dire meglio pornodiva che qualcos'altro, e io sono d'accordo su questo. Però di fronte a questo fatto, al fatto che appunto ci sia un accenno alla sessualità, si scatenano i politici, intervengono, minacciano, si fanno multe, si dice che non deve essere fatto, ma d'altronde perché sopprimere una cosa che fa parte della vita? D'altronde noi lo diciamo sempre, se esiste un'offerta è perché esiste una richiesta. Siamo nelle leggi di mercato e se questo mercato esiste, al di là che ci sia per un motivo o per l'altro, è un dato di fatto che dobbiamo prendere in considerazione. Poi, d'altronde, sinceramente, forse è meglio che un ragazzino si prenda un'educazione sessuale forse un po' forzata, forse un po' esagerata, forse un po' sopra le righe, da un apporto di una diva televisiva che vada a fare i corsi di educazione sessuale con valori cattolici. Però, di fronte a una cosa che tutto sommato non è violenta, non è pericolosa, abbiamo l'arrivo del nuovo film di Mel Gibson, Apocalipto, in cui si presenta violenza, in cui si presentano scene ultraviolente, eppure questo film non avrà nessuna limitazione, non avrà nessun controllo, andrà tranquillamente nelle varie sale dei vari cinema italiani, eppure essendo violento, pur contenendo delle falsità storiche, perché appunto sostiene che i Maya praticavano sacrifici umani, questo film viene considerato dalla commissione censura, un film storico attendibile, a cui non si pone certo nessun limite. Io vorrei che metà o un decimo delle polemiche fatte per questo sforamento televisivo dal punto di vista erotico fosse stato impegnato anche per dire che Mel Gibson ha un gusto incredibile per il sangue, perché tutti quanti si ricorderanno la passione di Cristo e sappiamo di come si è divertito a raffigurare questo. D'altronde lo stesso autore Mel Gibson ha dichiarato che quando ha bisogno di rilassarsi va nel suo allevamento a sgozzare e uccidere vitelli. Però logicamente, visto che l'autore è un autore fervente cristiano, e quando uno si dice cristiano deve essere degno di ogni considerazione, ed è quello che avviene, quello che si fa, nel senso che si riconosce anche il diritto di mostrare scene di violenza raccontandole come storiche, tenendo conto che la promozione di questo film è stata fatta cercando di circuire anche le varie comunità pelirossa e le comunità latine presenti negli Stati Uniti, sono stati invitati. Però questo film racconta delle grandi bugie dal punto di vista storico, in quanto dal punto di vista proprio della documentazione archeologica non sembra certo che i Maya ricorressero ai sacrifici umani, però se un cristiano dice che gli altri fanno i sacrifici umani è sicuramente storia. Ma sai, abbiamo altre cose divertenti. Abbiamo parlato del presepe, di gente che è costretta a scusarsi per aver messo dei bambolotti, e abbiamo anche una richiesta, un altro politico che, visto in tema perché bisogna rilanciare il presepe, pone il problema di mettere anche la Maddalena nel presepe. Questo viene fatto appunto perché c'è la necessità di affrontare il tema della prostituzione, e allora questa è una provocazione giusta, perché torniamo sempre al discorso che si parla di punire i clienti delle prostitute. Va bene, se uno va con delle prostitute non è certo un problema sociale, il problema è sempre chiedersi perché uno ha questa necessità, ma essendo una necessità che non crea certo danno, non mi sembra che si debbano partire a fare delle crociate come si vorrebbe fare e come si vuole proporre.
C'è da aggiungere sempre una cosa particolare e divertente che ha a che fare con il Veneto. Sì, pronto? Ciao. Francesco, sono Ivano. Ciao. A proposito, ho letto sempre oggi su Repubblica o Corriere che anche Nico Naldini, essendo ateo, dice, essendo ateo e anti, cioè, è non religioso, ateo insomma, è laico, che e porta avanti, diciamo, difende il crocifisso praticamente. Nico Naldini mi ha deluso veramente, perché mi piace come scrittore, perché non ho presente Nico Naldini sarebbe suo cugino Pasolini, ma ho letto qualcosa. Beh, d'altronde anche Pasolini era un cristiano. Sì, appunto, ma a prescindere da questo, comunque i suoi libri mi piacciono, ne ho letto 3-4 veramente. Ma come che ho spiegato, ricordo tempo fa, sì, che l'ateo beh, sai, alla fine crede in Dio, esatto, cioè, l'ateo alla fine ha bisogno della maniglia, e poi l'ateo è possibile solo all'interno del cristianesimo, esatto, cioè qua, l'ateo ha bisogno della maniglia, del pomoletto da piccasse, qualunque cosa che dà appiglio. Sì, no, ma da tono sai. Che sei più convinto, che sei meno convinto, che se naturalmente, non dico mia che sia, che sei ateo, non sei mia a comprare TV marcate, compri il suo ateo, mi dai mezzo chilo di ateo. Però, cioè, praticamente non so, insomma, è una parola ormai mia. Tiraria via, asseria, però insomma, vede tantissime parole da sostituire, dire ateo, capito? Sì, ma l'ateismo ricorda sempre che è sempre possibile soltanto perché siamo all'interno della visione monoteistica, perché sai, il sole non lo puoi mica negare, il sole non hai bisogno di aver fede. Cioè, il sole è lì, la luna non la puoi certo negare, la luna è lì. Noah, è un pagano che si rifà con le cose che esistono. Un fiume scorre, esatto. Metti in discussione che il fiume scorre. Esatto. Una montagna per un pagano è sacra, metti in discussione che la montagna non c'è, non esiste. Esatto. Cioè, di conseguenza, vedi, l'ateismo è soltanto quando tu crei un Dio che è esterno al mondo, che è creatore del mondo, che però non l'hai visto creare il mondo, non si manifesta come creatore. Devi solo aver fede e a questo punto puoi essere ateo, perché dici, esatto. Quale prova ho della presenza di un Dio? Nessuna. E quando io ti dico che il sole è un Dio, che la luna è un Dio, beh, mi neghi che esiste, cioè, il sole? È una contraddizione paiori, no, enorme, e ne ho sai neanche, e ne ho sa, cioè, dice contraddittori, e ne ho sa, che tu capisci, cioè, io non so che sai, purtroppo le persone sono talmente controllate, manipolate e sottomesse, sì, che la figura mostruosa di Gesù per loro è veramente, esatto, una pietra al collo, esatto, e al piede che gli impedisce di muoversi. Esatto, e anche persone in vista nello spettacolo, nel mondo dello spettacolo, in vista nel mondo della società, no? Persone che dice sono ateo, questo caso è agnostico, sono ateo, che mangia preti qua e là, però dopo quando fa l'intervista, ma sì, qua sì, però, ma c'è un qui, c'è un però, c'è sempre un però, no? Che sì? Allora, ecco che il giornalista che mette il puntino e dice ma è ateo, ma credo in Cristo, un grande uomo. D'altronde, sai, sappiamo che la fede è una cosa da pazzi e il monoteismo è una forma di pazzia. Esatto. Va bene. Gesù Cristo è stato un grande uomo. È una prigione per l'anima, è una prigione per il cuore ed è una prigione appunto per l'intelletto. Ecco. Cioè, dentro, prima ti hai detto, scusa, un libro, te l'hai nominato un libro, Gotti Rasò. Quale? L'ultimo che te l'hai nominato. Dunque, quello sull'erotismo? Sì, si chiama, allora, Elogio dell'amore vizioso. Sì, sì, sì. Ed è prodotto, edito dalla Marsiglio. Edito dalla Marsiglio. Sì. L'autore, sì, George. Sono dunque, vediamo qua, allora, se riesco a recuperare. Allora, Enrico Remmert e Luca Ragagnin. Luca Ragagnin.
sottotitolo Piccolo viaggio nella letteratura erotica di tutti quanti i tempi, e c'è appunto c'è dentro il nostro, anche il nostro grande Giorgio Baffo, insomma. Sei famosa la frase di Giorgio Baffo, se Dio è dappertutto, le anca in e la siamo, visto che siamo in fascia protetta. Comunque è importante se il titolo dopo... Sì, merita, perché è un'antologia, c'è dentro appunto... Sì. È un'antologia di autori erotici, ma siccome hanno inserito appunto anche Giorgio Baffo, è stato giusto ricordarlo. Che sai che anche un prete, un prelato che ha scritto un libro, ha scritto un libro anche uno sui gay, che dice che un uomo che ama un giovane, che ama un giovane, non è sbagliato, dice, no, ed è un certo, adesso non mi ricordo più come si chiama, comunque è adesso Repubblica, credo. Va bene. Se lei si altri video, insomma. D'accordo. Bene, ciao. E allora c'è un'altra notizia, visto che siamo in tematica che ha a che fare con il Veneto, che è una notizia divertente. Tutti quanti noi siamo testimoni, abbiamo presente degli scandali che avvengono nelle pubbliche amministrazioni, di funzionari incapaci, di gente corrotta che viene arrestata e così via, e certe volte ci si arrabbia. Si veramente quasi diventa persone feroci, perché si scopre queste persone che si comportano in maniera infedele, che denigrano, che cancellano un'immagine positiva che dovrebbe avere uno Stato, non possono anche essere licenziate. E la corruzione, appunto, sappiamo dalle statistiche che è un male gravissimo per la burocrazia e per chi dovrebbe seguire lo Stato. Ma se si fanno altre cose, si riesce a farsi licenziare. A cosa mi riferisco? Sappiamo appunto che i poliziotti dovrebbero fare il loro servizio di tutela dell'ordine. Notizia ripresa dal Corriere del Veneto. Il vice sovrintendente della Polizia Postale di Venezia è stato licenziato dal Viminale. Licenziato. Sono stati anche bravi. Ma cosa ha fatto di così sconvolgente questo sovrintendente della Polizia Postale? Chissà quale crimine ha commesso. Nel tempo libero girava vestito da donna, con minigonna, orecchini lunghi fino alle spalle e un ombelico fuori. Inutile ricorso al TAR, è stato bocciato. E questo è stato licenziato in tronco dal Viminale. Allora, è simpatico vedere il fatto che il Viminale sia così pronto a correre e intervenire su un fatto del genere. Sul fatto perché uno nel suo tempo libero, un poliziotto, va in giro, vabbè, i gusti sono gusti, qui non discutiamo, ma questo non ha avuto problemi in servizio, non ha avuto problemi perché ha fatto chissà cosa durante la sua attività di poliziotto, no, nel tempo libero faceva questo. Bene, il Viminale è stato prontissimo, efficiente, rapidissimo nel licenziarlo. Ed è curiosa questa faccenda, questo fatto, che basta che questo vada in giro vestito da donna, con minigonna, orecchini lunghi fino alle spalle e un bellico di fuori, per essere licenziato in tronco dalla polizia e dal Viminale. Ma d'altronde, sai, quando si ascolta e si vede, un Viminale dà retta a un Don Benzi che parla di sette sataniche, che parla di bambini sacrificati a Satana, quando non è vero. E quando viene creata una squadra antimostro, si può capire perché uno come questo, che non ci risulta e non risulta da quello che scrivono i giornali comportamenti scorretti dal punto di vista della funzione di poliziotto, doveva essere licenziato. No, è bastato che questo fuori di servizio se ne andasse fuori in minigonna, e il Viminale è stato velocissimo ad ascoltare il valore morale e licenziarlo. Come si vedete, se c'è la volontà, quando si dice che la burocrazia molte volte è lenta, che non si può ottenere giustizia, che non si possono fare certe cose, fa dire, ma vedete, è stato sufficiente che questo qui si mettesse un paio di gonne e un paio di orecchini e l'ombelico fuori, e il Viminale è stato rapidissimo a licenziarlo. E poi tra l'altro anche il TAR del Veneto, il famoso TAR che ha approvato il fatto che ci siano i crocifissi nelle scuole e ha detto, logicamente l'ha mandato alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha detto non è di competenza nostra perché è un atto amministrativo,
è ritornato al TAR, il TAR ha deciso che nelle scuole i crocifissi ci devono stare. Allora questo TAR si dimostra anche capace nel tutelare gli interessi di chi? Fatto curioso è appunto che questo lavoratore, perché alla fine è un lavoratore, uno che fa il poliziotto, si sia ritrovato e si è licenziato in tronco dal Ministero dell'Interno, del Viminale. D'altronde penso che questo poliziotto che andava in giro con la minigonna non sarebbe stato piaciuto a Don Benzi. Vengono fatto ora il Ministero degli Interni ad accontentare l'immagine moralistica che i montisti vogliono dare. Ma cosa c'è da pensare? C'è un'altra notiziola che ogni tanto ci inflaziona, che esce. Sospette scritte sataniche nella chiesetta sconsacrata, nuovi sopralluoghi dei carabinieri nel Bassanese. Dispiace che i poliziotti, che sono sempre, e i carabinieri soprattutto, che sono sempre attenti all'ordine pubblico, vadano in giro. Ma cosa è successo? Simboli e strane scritte sataniche sono state trovate a Col Roigo, sui muri di una chiesa sconsacrata vicino all'ex sanatorio, in seguito alle segnalazioni di Don Paolo Dalla Rosa, parroco di San Giacomo di Romano. Nei mesi scorsi c'è stato anche un sopralluogo delle forze dell'ordine. Secondo Monsignor Renato Tomasi, abate di Bassano, non è la prima volta che vengono segnalate presenze strane e movimenti sospetti. Allora, questa è una notizia pubblicata dal Corriere del Veneto di domenica 31 dicembre. E come sempre, allora la polizia viene fatta correre dietro perché un parroco vede una scritta fatta da qualche metallaro e la reputa pericolosa. Come vedete, qua ormai siamo alla considerazione che da un punto di vista morale ci si deve vestire da sacerdoti per rimanere poliziotti. D'altra parte, se un parroco vede un qualcosa che non gli piace, la polizia deve correre a intervenire, quando sappiamo benissimo che i satanisti non esistono. Bene, mancano 5 minuti alle ore 20 e perciò la trasmissione sta per finire. E ora uso questi ultimi 5 minuti per ricordare gli appuntamenti che sono in corso e che si terranno qua nel mese di gennaio. Se altri se ne aggiungeranno nelle trasmissioni prossime, ne daremo il calendario e verranno appunto ricordate. Allora ricordo che il primo appuntamento è giovedì 12 gennaio alle ore 21 al pub Imbolc in via Orliana a Montecorto Terme, dove si terrà il MUT dei pagani del Vica del Veneto. È un incontro informale appunto in cui si può conoscere, discutere, scambiare opinioni, informazioni, chiacchierare del più del meno con attinenze alle tematiche pagane vicche. Dopo di questo, venerdì 19 gennaio alle ore 21 a Villa Toro di Saunara verranno presentati i due libri di Federico Moro, che sono La voce della Dea e La custode dei misteri. Sono due romanzi che parlano degli antichi veneti, che sono appunto ambientati nella realtà culturale, religiosa, perché la protagonista di questi due romanzi è una sacerdotessa della Dea Reitia. E voglio anche ricordare appunto che nei primi mesi di quest'anno, comunque entro il 2007, usciranno anche due libri sulla Dea Reitia. Speriamo quanto prima di avere la possibilità di avere in mano questa nuova produzione libraria dedicata alla Dea Reitia, e spereremo di avere anche in trasmissione gli autori di questi due libri. E allora, visto che c'è questo legame, il 19 di gennaio Federico Moro all'auditorio di Villa Toro di Saunara presenterà appunto questi due libri, qualcuno può pensare di inserire anche questi due testi nella riscoperta delle radici dei Veneti e anche ne andare a capire chi è la Dea Reitia. E quando avremo i due saggi, i due studi sulla Dea Reitia, li presenteremo anche ai nostri ascoltatori. Dopo di questo, sempre il 10 di febbraio alle ore 21, all'auditorio di Villa Toro di Saunara, Laura Rangoni, per chi conosce l'ambiente pagano e vicca, certo non ha bisogno di presentazioni perché è un nome famosissimo, presenterà il suo libro La magia dei Celti. La magia dei Celti è uscito nel 2005, l'ha pubblicato Senia. È un libro che merita di essere letto, non è impegnativo, non è difficoltoso, è anche ben scritto e vi dà un attimino un riferimento ampio e completo sul mondo dei Celti. Logicamente il mondo dei Celti ha avuto il problema che non ha avuto grande letteratura, che non ci è giunto grandi scritti,
e di conseguenza nella ricostruzione della loro realtà bisogna lavorare molto di sensibilità. Però essendo Laura Rangoni appunto persona sensibile, che non si interessa ai Celti soltanto dal punto di vista intellettualistico, magari dal punto di vista esistenziale, la sua ricostruzione è interessante e può dare spunti per ampliare anche quel fenomeno che si può chiamare la religiosità dei Celti, perché si tende sempre a ridurre i Celti a un fatto folcloristico, ma bisogna ricordare che aveva una visione religiosa politeistica. Ricordo che anche durante queste due presentazioni sono accompagnati da suono dell'arpa, da una ragazza molto brava, e di conseguenza c'era la possibilità di abbinare le due cose, sentire le conferenze e di ascoltare anche il suono dell'arpa, che è sempre un buon suono. Allora ricordo appunto l'appuntamento per la conferenza di Federico Moro sui due libri La voce della Dea e La custodia dei misteri, venerdì 19 gennaio alle ore 21 a Villa Toro di Saonara presso l'auditorio. Bene, siamo arrivati in conclusione. Stefano non è in vista, non so se la nebbia, il tempo l'abbia bloccato da qualche parte. Io vi faccio andare, visto che abbiamo tempo, una canzone. Beh, faccio sentire Pax de Orm, che mi sembra la cosa più adatta come pezzo. Vediamo se non ci fa combattere la... Sì, dovrebbe essere funzionante. Io vi saluto e ci ascoltiamo, ci risentiamo giovedì prossimo, sempre con la trasmissione Magistra con Maria Paganesimo.